Uno degli elementi che traspare leggendo la stampa internazionale, al di là appunto delle dispute territoriali e delle questioni che riguardano le risoluzioni delle Nazioni Unite, lasciamolo per un attimo da parte, molti, tutti mettono l'accento sulla questione umana, e cioè su migliaia di persone che nei campi a Tindouf fanno una vita a dir poco degradata. E quindi si dice, insomma, l'Algeria da una parte, il Marocco dall'altra, la dirigenza dei Sahrawi da una parte e il loro popolo dall'altra, ma insomma in tutta questa questione, gli unici che soffrono davvero, gli unici che ci rimettono davvero sono persone marocchine, sì, Sahrawi anche, abitanti del Sahara anche, cioè tutto quello che sono le uniche entità che da tutta questa storia hanno solo rimesso in termini di sofferenze, di mancato sviluppo, di mancata istruzione, tutte le cose peggiori di questo mondo. La parola che chiedo a lei in quanto diplomatico, e conoscitore del mondo, che se lei avesse adesso una pagina bianca, la prima pagina bianca di un grande giornale internazionale, e dovesse scrivere cinque cose per dare una risposta, che scriverebbe? Basta, liberate i miei fratelli a Tindouf. Tutti sappiamo, tutti noi sappiamo che Tindouf è un campo militare, innanzitutto. E chi parla del campo militare? Che c'è un esercito di piena realtà. E come mai la stampa italiana non parla di questo campo militare? Perché? Perché la stampa non parla del fatto che l'Algeria fino adesso ha negato a questi fratelli e sorelle miei il diritto garantito dalla Convenzione internazionale di Ginevra di scegliere dove andare, in Francia, in Spagna, in Algeria. E perché non danno la libertà di lavoro a queste persone in Algeria? Perché? Perché hanno fatto un trasloco umano di due tribù del Nord Mali per fare grandi impressioni, di Brebisch. Chi ha parlato di Brebisch? Perché la gente non parla di questi scandali dei Molto poco, diritti umani? Perché non parliamo di questi Rgibatsar, la seconda parte della tribù del Sahara, che è diventata algerina per decisione francese e per lealtà all'Algeria da parte del Marocco. Quando nel 1958 avevamo firmato con il governo provvisorio algerino l'accordo che prevedeva una negoziazione sulle frontiere dopo l'indipendenza dell'Algeria. Quei territori confiscati dalla sicurezza francese nel 1953, 3 anni prima dell'indipendenza del Marocco, 9 anni prima dell'indipendenza dell'Algeria. E quando è venuto il ministro degli affari esteri, Maurice Coupe-de-Merville, per dare la mappa, e c'è ancora la mappa per coloro che hanno ancora il dubbio, dove hanno fatto l'elenco, evidenziato in modo giusto, di ciò che la Francia aveva l'intenzione di restituire, abbiamo detto no, perché abbiamo l'accordo del 58 con il governo. Cosa ha detto De Gaulle al re Mohammed V? Maestà, state facendo uno sbaglio. E forse aveva ragione. Nel senso che questi Rgibatsar, dopo l'indipendenza, non avevano la scelta, il diritto dell'autodeterminazione, di prendere la cittadinanza che è conveniente a loro. Erano obbligati con un sistema di poliziotti, eccetera, sotto il regime di Mandela, a prendere la cittadinanza algerina. Ero lì come ministro e posso raccontarvi le cose che mi hanno sorpreso 50 anni dopo. È rimasta questa ferita, direi, nella storia nostra. Dunque, basta. Basta ipocrisia, apriamo la porta, vi garantisco, forse 100% non vanno verso il Marocco, per ragioni ovvie, però forse il 75% ritorneranno con piacere
dignitosi, perché c'è nessuno che farebbe qualcosa contro la loro dignità e la libertà? E al di là di questo, per concludere su questo episodio terribile, ciò che mi ha sempre colpito nel parlare del futuro di questa minoranza, ormai minoranza, sono quanto? Lo sappiamo bene, tra 20-21.000. Parte maggiore ormai è in Mauritania. E noi sappiamo bene come funziona il sistema tra Mauritania, Nord, e Tindouf. 10.000 più o meno, più di più in Marocco, parte importante in Spagna, eccetera. Noi abbiamo la mappa giusta, precisa, ma insomma, mi ha sempre colpito la domanda seguente: qual è il futuro politico dentro un processo di autonomia democratico, trasparente, controllato dalla comunità internazionale, di un leader sahrawi? Qual è il suo futuro? Qual è la capacità sua di vendere il suo progetto a una constituency che ormai è totalmente cambiata dal punto di vista sociologico? In 40 anni quasi il livello di sviluppo umano del territorio è il primo nel Marocco, mi dispiace. È il primo. Sono molto più sviluppati la gente della Aïoun de Smara che la gente di Benguerir o di Sidi Qassem. È una realtà. E allora come si può fare per guadagnare l'elezione, sia comunali sia al Parlamento, con una popolazione ormai di 500.000, parte del nord, sud? E allora come si può fare? Come si può fare per organizzare un processo di inserzione politico-istituzionale di un gruppo che hanno pensato, hanno sognato, cioè, abbiamo tutti sognato alla loro età, io alla loro età ero così rivoluzionario, ma a 60 anni ormai. Non so se i leader del Polisario sono veramente persone da, come dire, da invidare, perché io condivido con lei il fatto che sono, non loro, perché loro sono perfettamente bene, ma la popolazione è in sofferenza assoluta, e questo non mi piace a me, perché sono fratelli, sorelle. Io sono pronto a fare l'impossibile come individuo per aiutare, e lo faccio sempre anche a livello dell'uso dell'assistenza alimentare mondiale, dove stiamo facendo un lavoro per limitare lo scandalo dell'uso di questo aiuto, sul quale hanno scritto ONG francese, inglese, americane, ma nessuno è pronto a chiedere conti e reso conto a questo sistema che ormai sta diventando purtroppo mafioso e ancora peggio sta giocando il ruolo cattivo di alimentare l'insicurezza nel Sahel. C'è questa parte ovvia, l'abbiamo visto in Mali, l'abbiamo visto in Libia, l'abbiamo visto sulla frontiera Chad-Libia, e tutto questo sta diventando una cosa che, al mio modesto parere, dobbiamo curare. Io parlo come Marocco, ma anche come una coscienza universale. Tutti questi tipi di conflitti, che sono conflitti della guerra fredda, parliamo sì, francamente, dobbiamo dire basta, c'è da fare. C'è da fare. Anche il concetto di frontiera. Noi abbiamo accettato. Abbiamo accettato con l'Algeria, a Bamako, con Modibo Keita, il compromesso africano. Perché c'era il pensiero sincero, pieno di lealtà, al progetto del Maghreb. Pensiamo ancora oggi che normalmente nel 2013 non abbiamo bisogno del feticismo della frontiera. Abbiamo bisogno, siamo gli stessi, siamo assolutamente la stessa natura sociologica, antropologica, genetica. Ma noi lavoriamo per escludere la povertà, per affrontare l'estremismo ideologico che non è la nostra cultura. Qual è l'agenda che dovrebbe essere quella del Marocco, l'Algeria, Tunisia, Libia? Non queste stupidaggini del processo. Purtroppo
dove l'ipocrisia istituzionale continua ancora a funzionare, dove la corruzione, tante, tante cattive cose, fanno durare nel modo cinico il piacere. Grazie, Nascimento. Grazie a tutti.